Salve gente e benvenuti in questa terza puntata della serie United Italian Farmers. Oggi sfortunatamente abbiamo qualche assente, ovvero XDruido88 e Creed, però qui con noi oltre ai soliti, ovvero Alex Farmer, AgroModerni, Killer Croc e Iron Farmer, abbiamo qui in TS Gianlu Farmer 92. Ciao a tutti, finalmente. Finalmente è arrivato. E niente ragazzi, oggi volevamo fare i grossi soldoni e quindi andiamo a fare triticale dei campi. Abbiamo andato un po' avanti il tempo e quindi abbiamo, fatemi controllare un attimo, al campo 20 abbiamo orzo e anche al campo 10, poi al campo 11 colza, e andiamo a fare triticale di quelli per poi passare a trinciare il campo 15. Quindi direi che si può anche partire, no? Andiamo. Intanto abbiamo i big soldoni. Sì, 16 euro. Ah beh. Che poveracci, cazzo che sia. 10.000 euro. Allora, andiamo di qua. Andiamo Agro. Al 10. Agro, hai portato il navigatore stavolta? No, stavolta c'è Killer che ci pensa. Anche se avrei potuto tirare a sinistra subito, però vabbè. Ma sì, allunghiamo un po'. Effettivamente io sto facendo giro lungo così, però. Ma quella barra lì c'è l'attacco storto? Cioè, è messo da un lato? No, è spostata. Cioè, ha più barra a destra che a sinistra. Bah. Sì, perché a sinistra c'è tutta la trasmissione e a destra non so perché sia così storpia. No, in realtà è... Aspetta un attimo, aspetta, la trollata? No! Comunque, bisogna far notare che l'unica volta che Gianluca riesce ad arrivare ha fuso il computer. Non ce la posso fare. Ma che è successo? Non lo so, è una manovra strana, evasiva, qualcosa del genere. Fate paura, ragazzi. Tipo quando vedi la volante dei carabinieri davanti e cambi strada all'ultimo. E poi metti la cintura al volo. E poi c'è chi viene fermato nel parcheggio. Vaffanbrodo. non mi hanno fermato, ero fermo. Cioè, diverso. Scusi, può partire così la fermo? No way. Cioè, t'han fermato? Cos'è che volevano? Cioè, t'han fermato? Ci sono messi lì? No, io avevo l'auto parcheggiata e stavo arrivando a piedi per andare. Sì, ero con un'altra persona. Aspetta un attimo che mi concentro perché sennò non dico una cazzata. Allora, estendi condotto, accendi motore, abbiamo fatto lama, limiter a 13. Dicevo, niente, no, avevo l'auto parcheggiata, ero in auto con un'altra persona e avevo i carabinieri davanti. Adesso spiegarti com'era parcheggiata la macchina, un po' un casino. Comunque vabbè, era dentro su una via e stavano pattugliando, era mattina, cioè mattina è 3 qualcosa, e stavano andando dritti sulla via dove c'era parcheggiata la mia auto. E si sono fermati perché l'hanno vista parcheggiata lì con la luce di sosta e sono tornati indietro, sono andati vicino all'auto, io gli sono arrivato dietro praticamente, si sono sceso per andare a casa e è sua l'auto, sì, mia. Documenti. E ho detto che documenti vuole, patente e libretto. Vabbè, niente, controlli, avanti, indietro, destra, sinistra, vabbè. E qua in campo. Ma è fertilizzato sto frumento, no? No. Penso che l'abbiamo... Forse penso che il carro di agro lo riempia con tutto il campo. Forse. Sì. A quanto sei? 20%. Perché per mandare avanti il tempo gli abbiamo fatto solo uno stadio di fertilizzazione, quindi non ci abbiamo pensato.
La prossima volta ci organizziamo un po' meglio. Ma sì. Io finalmente vedo qualcuno fare quello che ho fatto io per le puntate, quindi arare i campi. A me piace tantissimo. Mi ma facciamo di nuovo giro? Sì, facciamo un'altra capezzagna che così poi posso fare la manovra veloce. Per domanda stupida, ambulanza. Ambulanza. Attenzione. Sono venuti a prendere il Red. No, veramente è la stradale che sta cercando killer diverso. Sì, mi ha intercettato. Ma se noi li fertilizziamo adesso i campi, cioè non è reale, però. O passate con un liquido. Uno sprayer o. Forse con lui, cioè giusto per. No, anche perché sennò veramente qua stiamo. Cioè, a parte che non facciamo quantità, è che gli deve fare anche altri. Il carrista. Gli altri stavolta sono già al bar. Infatti. Allora. Vediamo un po'. Poi a quanto spara sto cannone? Mortacci sua. Del particle delle trip che sembra il vomito della bambina dell'esorcista. Wow. Avete visto che stanno organizzando i viaggi nelle farm in America? Sì. Io il 15 marzo vado a Cleveland. Che figo. Infatti sto cercando una cazzo di farm per vedere un po' gli americani. Ma stai via un mese quasi. Però quanto costa andare? Mi sa 2005. Lo paga la Kirby Company il viaggio. Ah no, quello che ho visto io no. Quello che ho visto io va in giro ti fanno girare un bel po' di farm in America, c'hai albergo pagato, volo, transfer, tutto, 2005 lì. Fiera anche, sei quello che penso io, sei quello di Agri Viaggi. Forse sì, Agri Viaggi, vero? Sì. Fanno fiera e poi comunque c'è sempre anche un'uscita in una città tipo Los Angeles o New York, dipende dove capiti. Poi mi pare che hanno come tappa fissa l'allevamento più grande del mondo. Dovrebbe essere. Sai cosa vedi lì? Mamma che spettacolo! C'erano i carniceratori con i bilici. Probabile. Deve essere veramente una gran bella esperienza. Piacerebbe veramente. Dov'è che hanno buttato fuori l'altra, quella la sì. Magari così ti voglia comprarla, no? Solo che adesso non si vede un cacchien qua per vado un po' a buzza. C'è la GPS, no, vero? Io? No, dico sul server non c'è la GPS, vero? No, non c'è. Se no era comoda per Iron. Altro sto fertilizzando con vista dall'alto. Ah boh, quindi vedi qualcosina. Sono poi il 92%, non so chi è l'altro carrista. Sì, sono già qua dietro. Eccolo qua che arriva. Sto guidando da drone in pratica. Adesso un filino vi sembra che cambia? Sì. Sì, cambia, decisamente. 97, 98. Alla fine è uscito il 936 di Yucca. 99. Pieno. Yeah. È il primo carro, ragazzi. Sto aspettando un Class 950 CMT. Il fend più editato della storia di farming. Mamma mia. È lunghetta e comunque fino al biogas, da quel campo lì. È lunga? Un pochino. L'altra parte. I John Deere di sempre. Per carità, io non mi dovrei lamentare che c'è un fast track, però. Infatti. E dovevate prendere e mettere sul Valtra quello con le Nokia che fai 140 all'ora. Minchia. Oh. Se no sbagli una curva, ciao. No, mi attacco il carro al pick up e sono a posto. Porca vacca, guarda. Va bene in ruota alta. Ti vedo talmente un Kaiser che alla fine sono andato tutto storto. Ma sì, Aero, non preoccuparti, intanto non si vede niente. Ah, infatti non si vede proprio niente. Vado un po' a casa.
qualche mod interessante che è uscito oggi? Io non ho neanche controllato. Ma non parlatemi di UFO che mi sale il crimine. Ah già, crimine mi sale. Ne hai già comprati 3 o 4, Alex? Ah, che cazzo serve quella mod là? A un cazzo, scusatemi il termine, metterò anche il beep, però. Io non ho capito, l'ho vista, ma non. Cioè. Però me. Serve per fare luce sulla farm, uno ha scritto. Ah, ragazzi, in trincea come scarico per fare il mucchio? Non c'è un trigger, vero? Ma può scarica fuori così. No, il trigger serve solo per la fermentazione. Ok. Ah. Quindi ti faccio un mucchio unico grande fuori? Sì, volendo il primo puoi farlo direttamente dentro. Te lo distribuisco già un pochino. Se posso permettermi, scaricate il più possibile col carro, fate dei mucchi, cioè dei mucchi. Stendetelo. È quello che pensavo. Se fate mucchi. No, puoi fare un mucchio inizio trincea appena dentro, poi entri in retromarcia, scarichi davanti, entri in retromarcia, scarichi davanti e così spingi meno con la lama, no? Io se posso mai vado in trincea, alzo, vado avanti velocità costante, faccio lo distendo già e dopo faccio avanti e indietro col mezzo da far tipo un tappeto bello piano e dopo comincio a far mucchi, perché se sotto non parti un po' decentemente o cazzi dopo. È vero che se uno si dedica solo a quello tutta la sera ha anche il tempo di spingere avanti e indietro, però. E beh, ovviamente. Comunque negli altri appena fatto un fail gigantesco. Cos'hai fatto? Cioè, avevo ancora su il pistone, ho preso la traversa dell'entrata al biogas. E tra l'altro prima ho preso la Ponce sulla Old Streams. A andare fuori mi sono incalcato sul cavo del telefono che hanno la collision quelli là. Col braccio alto default come viene comprata, incalcato immediatamente. Ci sono che fanno silo 2? Io sono a 97 comunque, 98, 90. Spingo un po' più veloce con il fast track allora. 100. Arrivo. Questo qua è nostro? Sì. Io intanto vi do la rattura. Bella questa. John Deere non è per tutti, ma solo per veri imprenditori. Vediamo solo un attimo se non combina casini, se va, visto che il campo è maturo. Eccolo lì, è arrivato l'altro carro. Pronti? Sono adesso questi campi che stiamo trinciando. Li mettiamo giù a mais. Terminiamo a mais. Che fare? Per forza. Abbiamo 1, 2 e 3 quello là in fondo, no? Pior Iron, come vuole fare qua? Ah, scarica, sto cazzeggiando e sto provando che non l'ho mai fatto. Ti faccio il mucchione qua. E fai così, perché effettivamente non ti fa stendere bello dritto. Ti fa fare un po' di bordelli. C'è un piano perfetto, non lo farei mai. Piantate i poplars. Ci va la testata. C'è la testata per questa qua, no? No. No, ma in teoria. Va bene lo stesso. Dovrebbe andare bene per tutto, La modifichiamo, mettiamo anche quella sgersa. Guardate qua. Ups. Grazie al fondo schiena agro. Insomma. Visto che mi sei arrivato come un siluro. Ma il fast track non aveva tutti e due gli assi sterzanti? No. Ah no? Allora sono cresciuto in un mondo Bruder che mi ha sempre mentito. Perché il mio Bruder ce l'aveva tutte e due sterzanti. Almeno che sappia io. No, quel, cioè l'unico che ho visto
così di sfuggita. È l'Inner. Questo, è qua, l'Inner, questo qua porta attrezzi, non l'altro fatto convenzionale. Come? No, perché sai che ci sono le due linee, no? Il porta della serie 8000 e questa qua la 3000. Ma io mi ricordavo che la 3000 ce l'avesse. Ma magari modelli vecchi. No, guarda, io l'unico trattore che ho visto su Farming che ha tutte e due le ruote sterzanti sia davanti che dietro è l'Indra. Mm-hmm. A parte che comunque penso che gli isodiametrici qua, cioè quelli con le due ruote uguali, abbiano tutte le possibilità dello sterzante. Mm-hmm. Vedi Xerion, dopo cosa c'è? Vabbè, caricatori Merlo, Manitou, tutta quella roba là. Il mitico 36 che tutti si sono dimenticati. Ah sì. Quella roba lì strana, 6 ruote. Ah, è vero. Catafalco senza precedenti. Sì, non so neanche se l'ha mai venduto qualcuno. Aveva fatto uno anche la Deus, eh. Mica, guarda Killer che getto. Già. Porca vacca. Ma guarda che lungo. Sto guardando l'oggetto. È l'unico che per guardare quanto ce l'ha lungo ha sbagliato strada. Ho sbagliato. Adesso faccio un salto a vedere cosa sta combinando. Adesso sono curioso, arrivo anch'io. Gli faccio un mega mucchione tutto in un punto, vediamo come se la cava. Ho finito di spianare, aspetto che mi arrivi un po' di materiale. Allora, sta per arrivare, sta per arrivare. Biogas è di là, tagliamo un po' di qua, ragazzi. Fuori. Vai Red, affiancati, proviamo lo scambio. Arrivo. Beh, ma comunque prima ce l'abbiamo fatta, Andiamo per i boschi. Voilà. Che esagerati. Eccolo là. No, no, non tirarlo fino ad arrivare dall'altra parte. Adesso questo noi, questo che vedi qua, lo ammucchiamo tutto. Come volete, passo in mezzo? No, ve lo scarico qua. Sì. Si scarica lì. C'è un po' più da divertirsi. Perché ha chiuso? Non gli piace. Forse sei troppo vicino o proprio fuori o forse lo scarica dentro, bene, lo stesso. Eccolo lì. Ecco, lì ti fa scaricare. Sì. Probabilmente c'è una zona appena fuori trincea dove non ti fa scaricare. Dove stacca, diciamo, da mappa a trincea. Eccolo lì. Ammucchialo! Cosa fate le ammucchiate la via? Beh sì. Qua facciamo le ammucchiate. Qua tra l'altro c'è ancora il carro con le balle. Che belli Xerion, mamma mia. Come c'è il carro con le balle? Quello del primo episodio. Ma dai. Ah sì, che avevamo abbandonato per andare a fare. È ancora lì. Ma pensate, poi bisogna andare a recuperare. Esatto, tutto qua è rompi. Dove c'è il 313, sì. Sì, allora, aspetta giù. Perché lo vedo bloccato. Allora fai, prendilo. Ma dovrebbe aver finito, il 313 dovrebbe aver finito. Ma mi sa che è a metà campo. Perché a metà campo è. Ah, allora si è bloccato l'operaio. Ma a me sta laggando di brutto, ragazzi. Sì, si è bloccato, aspetta, lo rimetto io. Come? Ho finito qua in trincea, posso venire anche là. Mm-hmm. Ah, ma sei partito a fertilizzare da dove? Dalla parte della strada, d'asfalto o dall'altra? Da qua dove siamo noi? Sì, da dove siete voi, ragazzi. È a metà campo, l'ho messo adesso in automatico. Ah, boh. L'hai fatto ripartire. Vabbè, sì. Facciamo su e giù intanto. Sì. Grazie, dai, ci giriamo. Vabbè, dai, sto qua, mi rilasso sul 313. No, vieni qua ad arare. No, 313. Parlo di agro. Fattore preferito di qualcuno. Non facciamo nomi. Da uno che sta per entrare in polizia, insomma. Sì. È bellino, cavolo, quel trattorino lì. Trattorino. Ma oddio. Porca troia, senza lampeggianti, oh. Sì, è vero. Agro sono a 90. Arrivo.
Mamma bella. 98. Piacerebbe? Eh sì. Ma vedere che salta fuori. Salterà fuori. Non avevo mai sentito un killer così eccitato nei video quando ha presentato lo sbagliato. Il problema è presentarlo, cioè veramente la. Mamma mia. Sì, dopo, beh, come ho detto sul video, tanto di cappello perché una roba genere non si è mai vista, però. Una roba veramente macchinosa, cioè. Ma me ricordo che a me calavano un casino gli FPS. Beh, vabbè, quello sì, ma. No, ma come funzioni, salire su, accendere. Sì. Cioè, c'erano veramente tante robe da fare per guidare la macchina là. E dopo, se non conoscevi i tasti e tutto, cioè, ti spari. Ma perché sto canotto qua da 3 ore girarsi ogni volta? Puttana. Ecco. vedi? Perché è una trincia dell'est. Sì. Ci vorrebbero le donne dell'est, non le quelle si girano veloci. Ma anche loro sono pratiche col canotto. E beh, infatti all'est si dicono curva. Vediamo. Boh, campo finito. Io vado a scaricare, vi saluto. L'abbiamo fatta. Che potenza. Che potenza. Comunque ce ne sono qua dalla zona mia che trinciano con la barra la trebbia, eh. Ah sì? Attaccata alla trincia, minchia. Sì. No, aspettate, devo venire a vedere la trincea. Ma io aspetterei di. Io la chiuderei così la prossima volta magari. Ma vuoi vendere quello? Coltiviamo, facciamo qualcosa, ma possiamo anche vendere qualcosa. Ah ok, va bene. Se ce n'è abbastanza, sì. Abbastanza. Beh, cosa ho fatto? Ho fatto 4-5 carri. Non abbiamo fatto molto. Attualmente ce n'è 154.000 più quello che adesso scaricherà. Quindi saremo sui 170 o. Mm-hmm. Allora ci vediamo tutti al biogas, ragazzi, dai. Yeah! Aspetta che non può vedere. Andiamo a vedere cosa ha combinato Iron. Mio esperimento trincere. Mamma mia. Adesso è. Velocità 3. Ma se vado a prendere. Se vado a vendere le uova. Vediamo quanti cash facciamo su. Miliardi. Se vendi le uova possiamo cambiare la barra della trincia. Ah, sicuro. Sì. Ascolta, facciamoci una frittata che magari mangiamo qualcosa. Cambiamo la trincia, non la testata della trincia. Puoi provare a passare sopra col fast track, magari. Piani ancora un po' col telo. Faccio una prova, aspetta. Sì, perché hai preso la rincorsa? Eccolo lì. Sospensioni troppo buone, mi dispiace. Per forza. Vabbè. Che figata. Ma provate un attimo a salire sul fast track e scendete. A me mi spara via. Non so perché. Anche a me. Sì, sì, è normale. Oh mamma, cosa l'hai preso? A me no. Adesso non mi sta succedendo, ma prima raga, col. Si sente così. Esatto. Cosa sta succedendo qua? Niente. Madonna, però. Si alza. Mica male JCB, tira, porca. Ho sbagliato. Vabbè, allora, signor Red Strike, chiude? Chiudo? Ciao e grazie. Grande, re. Ma comunque, you ragazzi, win, you win. Beh, chissà che magari riusciamo a fare un po' di soldoni prossima volta. Speriamo, dai. Secondo me qua finiremo tutti al verde. Sì, sì, sicuro. Esatto. Altri 2-3 episodi siamo. Siamo fregati. Dobbiamo lavorare dietro le quinte, ragazzi. Se ci va bene, finiamo la serie andando in pari con le spese. Quindi i mezzi che vedete resteranno fino alla fine. E basta. Tanto con tutta la roba che abbiamo, i soldi che guadagniamo su un giorno, quando fai passare la mezzanotte, ti tolgono tutti per le manutenzioni. Esatto. Quindi è che è inutile.
pratica come nella vita reale, lavori per pagare le tasse, insomma. Esatto. È là. Vabbè, dai, saluta. Vabbè. Mandaci tutti a quel paese, e così ce ne andiamo. Le sbatto fuori. Bon, dai, allora ringraziamo anche Gianlu Farmer per la sua partecipazione in TS. Prego. È ancora lì che sta cercando i modelli. Se li sogna stanotte. Ormai ha nel carrello tipo 2000-3000. No, ne basta uno. Allora, speriamo di essere tutti la prossima volta, quindi ragazzuoli, noi ci ritroviamo nel quarto episodio della serie United Farmer. Vi ricordo sempre di passare in tutti i canali per vedere le varie prospettive e niente. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi!